siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, oggi meditiamo sulla comunione spirituale, un altro grande dono che Gesù ci ha voluto fare. La comunione spirituale risponde al desiderio di rimanere sempre con Gesù durante tutto l'arco della giornata, realizzandosi in un modo meraviglioso la promessa che Gesù fece agli apostoli prima di ascendere al cielo: Ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine del mondo. Ogni giorno possiamo ricevere Gesù nella Santa Comunione, anche due volte al giorno. I santi, però, sentivano il desiderio di vivere continuamente in comunione con Gesù, sempre con Lui. Questo è stato loro possibile proprio con la comunione spirituale. La beata Agata della Croce aveva un così grande desiderio di vivere unita a Gesù che un giorno così disse, Se il confessore non mi avesse insegnato a fare la comunione spirituale non avrei potuto vivere. Questa è una pratica semplicissima che si può fare quando si vuole, dove si vuole e quante volte si vuole, anche mille volte al giorno. Consiste nel desiderare vivamente Gesù e nell'invitarlo a venire nel nostro cuore. Nella comunione sacramentale riceviamo Gesù realmente in corpo, sangue, anima e divinità. Nella comunione spirituale lo riceviamo solo spiritualmente, grazia comunque grandissima che ci unisce sempre più a lui e ci fa vivere di lui. San Pio da Pietrelcina a tal proposito così scriveva. La comunione spirituale quando la sacramentale addiviene impossibile supplisce in parte alla reale. La comunione spirituale, come dicevo prima, si può fare anche molte volte al giorno. San Massimiliano Maria Colbe aveva fatto il proposito di chiamare Gesù nel suo cuore ogni quarto d'ora. Ciò significava che tutta la sua giornata passava nel fervore dello Spirito e di conseguenza sempre unito a Gesù come il tralcio alla vite. La sua vita era piena di frutti di vita eterna. Nella vita di Santa Caterina da Siena si legge un episodio molto bello sul valore della comunione spirituale. La santa temeva che questa pratica non avesse nessun valore rispetto alla comunione sacramentale. Gesù allora le apparve con due calici in mano e le disse: in questo calice d'oro io metto le tue comunioni sacramentali, in questo calice d'argento io metto le tue comunioni spirituali. Questi due calici mi sono tanto graditi. Ciò che è essenziale per dare valore alla comunione spirituale è di avere un vero desiderio di ricevere Gesù nel cuore. Più il desiderio è ardente, e più la nostra comunione profonda. Si capisce come mancando il desiderio non si può parlare affatto di unione. Gesù un giorno disse a Santa Margherita Maria Lacocque Mi è talmente caro il desiderio di un'anima di ricevermi che io mi precipito in essa ogni volta che mi chiama con i suoi desideri. Stampieda Pietrelcina dava questo consiglio a una sua figlia spirituale: Nel corso del giorno, quando non ti è permesso di fare altro, chiama Gesù, anche in mezzo a tutte le tue occupazioni, con gemito rassegnato dell'anima, ed egli verrà e resterà sempre unito con l'anima mediante la sua grazia e il suo santo amore. Vola! con lo spirito dinanzi al tabernacolo, quando non ci puoi andare con il corpo, e là sfoga le ardenti brame e parla e prega e abbraccia il diletto dell'anima meglio che se ti fosse dato di riceverlo sacramentalmente. Gli effetti della comunione spirituale frequente sono meravigliosi. Gesù giorno per giorno cambierà il nostro cuore e lo renderà sempre più simile al suo. San Leonardo da Porto Maurizio così diceva, se voi praticate parecchie volte al giorno il santo esercizio della comunione spirituale, vi do un mese di tempo per vedere il vostro cuore tutto cambiato. Per fare una buona comunione spirituale, bene esprimere il desiderio del nostro cuore con una formula che può essere anche brevissima. Famosa è la formula di Sant'Alfonso Maria di Liguori. Gesù mio, io credo che tu sei presente nel santissimo sacramento dell'altare, ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia, poiché ora non posso riceverti sacramentalmente vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Poi si fa una breve pausa di silenzio e si continua. Come già venuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto mi unisco a te, non permettere che io mi separi da te con il peccato. Questa formula più lunga si potrà dire durante la visita in chiesa. Quando si è davanti al tabernacolo, durante le occupazioni della giornata sarà bene adoperare delle brevi invocazioni facilmente ripetibili, come Gesù ti amo, nel mio cuore ti bramo, oppure Gesù amore, vieni tutto nel mio cuore, o semplicemente Vieni, Signore Gesù. E ora, cari fratelli e sorelle, al termine di questa meditazione do la benedizione. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E per intercessione della Beata Vergine Maria di San Giuseppe, vi benedica e vi custodisca il Signore Onnipotente e vi liberi da ogni male. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siano lodati Gesù, Giuseppe e Maria.